adesso questa bella intervista a Roberta Giarruso, attrice e modella che presto la rivedremo tale e quale show ed è pronta a dare una svolta della sua vita in quanto, come dice lei, ormai ha già 32 anni e sente il tic-tac dell'orologio biologico. Le viene chiesto Roberta Giarruso questo nuovo taglio di capelli, è lo stesso di 10 anni fa quando recitava in Carabinieri, credo che questo taglio mi rappresenti di più, poi i capelli corti mi hanno portato fortuna, il pubblico ha cominciato a conoscermi e a volermi bene così e quando li avevo lunghi non riconosceva nessuno. Durante le riprese del commissario Manara avevo i boccoli, ma mi vedevo piuttosto anonima. Si dice che quando una donna cambia aspetto in realtà ci sia sotto altro. In realtà è vero, la mia vita sta subendo delle grosse novità, più che altro al mio privato, nel senso che mi sento più maturo, ho una visione della vita diversa, comincio a fare progetti, sto crescendo e credo il mezzo sia di Silvia, sua sorella. Sì, Silvia ha 5 anni ed è figlia di mio padre. I miei genitori sono separati da tanti anni e quando lei è nata io non volevo saperne nulla. Per anni ho fatto finta di non esistesse, non ho mai voluto vederla quando ho deciso di incontrarla. Un anno fa ho accettato l'incontro ed è successo qualcosa di inspiegabile, qualcosa che non mi aspettavo. Che cosa? Ci siamo visti, lei mi corse incontro, è arrivato la mia sorellona, mi sono subito innamorato di lei, i bambini hanno una spontaneità disarmante, in un attimo i miei dubbi sono spariti. È incredibile poi anche far finta di che una persona non esista, ma il legame di sangue è troppo forte. E alla fine devi cedere. Che rapporto ha con suo padre? Non avevo un bel rapporto con lui, ma da quanto nella mia vita è entrata Silvia tutto sta cambiando. È come se lei fosse il nostro bilancio, un contatto. Grazie a lei sto ricostruendo piano piano anche il mio passato con lui. Stiamo gettando le basi per un futuro tra padre e figlia Roberta Giarruso. Tutto questo gli ha fatto venire voglia di diventare madre? Sì, non sono una ragazzina, sarebbe ora. Fino a qualche anno fa non volevo proprio saperne di figli, nemmeno mi piaceva tantissimo i bambini, ora invece sento l'orologio biologico. Inoltre mia madre mi ha avuta quando aveva 14 anni, quindi la fretta la sente ancora di più, mi rendo conto perfettamente di quanti vantaggi possa essere avere una madre giovane. Al momento non sono fidanzata. Finora con i compagni che ho avuto in passato avevamo visioni diverse. Sto cercando la persona giusta e sono fiduciosa.